È proprio vero, bastano in trasmissione due politici, diventa tutto un magna magna. Magari ci può raccontare qualche segreto? Noi i risotti facciamo tutte pentole da 5 kg perché riesca bene, anche quando facciamo per tante persone facciamo tutte pentole da 5 kg, brodo bollente e con gli asparagi bianchi stiamo facendo... Allora a che fase della cottura siamo adesso? Adesso sta cucinando a fuoco vivo perché deve essere sempre a fuoco, è il brodo sempre bollente, brodo di carne che abbiamo preparato. Allora passiamo invece alla lista della spesa, allora 30 kg di sale fino, sì. 100 kg di burro. In tutti quanti abbiamo diviso però. Allora sono 17 cucine, è sì, giusto? Sì, ci siamo divisi 3-4 kg di burro a testa, sì. Ok, allora 7000 porzioni di pollo, ma quella per il secondo, 100 kg di grana grattugiato, 15000 panini, sono dei numeri veramente importanti, sì. 300 kg di carote, 300 kg di pomodoro, tra quanto sì. È pronto questo risotto? 10 minuti, adesso vediamo una pentola, si immagini domenica quante pentole di risotto in questo posto meraviglioso che staranno cucinando in questo tutti assieme per uscire... Quindi quante pentole porterete? Noi abbiamo 4 pentole, però dopo tutti gli altri colleghi ognuno avrà le sue 3-4 pentole di risotto. E cucinerete per ora? Tutti quanti insieme, sì. Deve uscire tutti insieme. Meraviglioso, allora io sto qui a guardare questo risotto, la mia parte. Tu non resti lì, devi trasferirti perché torniamo dai nostri amici anziani. Devo dire che guardava molto interessato Gobbo la pentola, devo dire la verità. Arriviamo anche con il risotto più tardi, invece vado dall'altra parte. Grazie mille, affascinato dal risotto. Certo, me lo sono fatto proprio l'altro giorno. Da solo? Magari anche qui, un bel risottino di asparagi. Il mi cucina? Eh sì, perché ho orari un po' strani, quindi mi tocca arrangiarmi. Siamo a ridosso di pubblicità e ho Ruvo che ha preso di mira. Come promesso Gobbo, eccolo qua, guarda che cancaro, siccome no che stavo sul foglio, il mega fatto in scala davvero. Manca un piolo. Poi, di nuovo Gobbo, mi hai ispirato. Gobbo, per forza, tutti i giorni a tirare su fondi. E via ancora in velocità, il record di nuoto è un invito alle nostre famiglie italiane. Adesso riconosco il suo tratto nelle esagerazioni. Cioè, spagnolo si riconosce, lei. Ma è ancora un po' abbondante, credo. Ma dillo spagnolo. Allora, il record di nuoto è un invito alle famiglie italiane a restare a galla, e questa era più per filosofia. E chiudiamo di nuovo con Gobbo, e Gobbo l'ho tenuto per ultimo, ecco, proprio perché così posso... C'è un bel soggetto. Dopo questa posso scappare. Non si fa. Boh, io non la capisco tutta questa difficoltà delle famiglie. Io sta galla benissimo e vado via, scappo. No, via, attenzione, chiedo scusa, Cecilia, Italo, dalla regia, perché... Siamo pronti, il risotto chiama, quindi mi sa che dobbiamo entrare in scena con questi piatti, prego, meravigliosi. È un happening, chiedo scusa pubblicità, ma prometto che arriva, succede di tutto. Happy risotto time. E io che buon appetito, devo dire. Chiamiamo la pubblicità così mangiamo qualcosina, allora, anche noi. Guardi, si collochi qua, io mi vado in qui. Guardi, lascio qui così posso andare altrove. Ciao, no, ma anch'io. Quindi pubblicità, a tra poco. Vedi tu che appare.